Amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti, buonasera, ma soprattutto buon anno. Se quello di mercoledì era l'ultimo live dell'anno 2020, questo è il primo del 2021. Primo giorno dell'anno e noi iniziamo subito con una bella chiacchierata con i grafici davanti agli occhi. Tanto ammettetelo, dai, oggi non c'è una mazza da fare. Ieri abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, ci siamo divertiti, purtroppo non si è potuto fare grandi cose, però valeva la pena festeggiare per lasciarsi alle spalle da un lato il noiosissimo 2020 sotto tanti punti di vista, ma dall'altro i successi che le cripto ci hanno portato nel 2020. Per noi è stato anche un anno sotto tanti punti di vista da festeggiare, e quale modo migliore di iniziare il 2021, quindi con tanti belli auspici per l'anno e cercando di capire in che direzione andremo, direi proprio nessuno. E l'appuntamento di oggi quindi ha proprio questo scopo: cercare innanzitutto farci gli auguri di buon anno, perché sapete ormai siamo una community molto unita, secondo me è una cosa che mi piace un sacco, e quindi tanti tanti auguri. In seconda battuta, come sempre, per farci domande, fare chiacchiere, cercare di capire cose, le cose che sono successe, le notizie e così via, e poi per dare un'occhiatina ai grafici tutti insieme, incrociando sempre le dita al grido di 30k in diretta che io finché non succede ci riprovo. Alla fine li ha sfiorati, mancavano proprio un $300, mi pare che stanotte ci arrivasse, non l'ha fatto, quindi chi lo sa, magari ce lo regala oggi per iniziare proprio col botto l'anno 2021. E comunque vi dicevo, analizziamo i grafici, guardiamo le notizie e rispondo alle vostre domande, quindi mi raccomando, vi voglio sul pezzissimo, perché adesso che è iniziato l'anno ricominciano un sacco di cose, come la stagione di shitcoin, come un sacco di novità che voglio portare sui vari canali, e quindi non perdetevi, state sempre sul pezzo, sempre di più, anzi. Allora, per iniziare subito direi di partire dunque con un paio di news che ho selezionato qua in alto. In realtà sono di un paio di giorni fa, di ieri, perché oggi ovviamente mi sono astenuto completamente dal lavorare e quindi non mi sono messo a guardare cosa è successo, cosa non è successo, ma ho visto che non mi sono perso granché. Però ci siamo lasciati con delle notizie in sospeso, soprattutto riguardo Cover, che non so se qualcuno di voi li aveva su Binance o aveva utilizzato Binance per movimentarli. Mi pareva di sì, perché mi avevate scritto. In ogni caso, vi avevo già condiviso al momento giusto su Telegram la notizia, però ve la riporto anche qui, così se non l'aveste capita, se aveste domande o se magari ve la siete semplicemente persa, ne riparliamo. In sostanza, per chi aveva il token Cover, vi ricordate l'exploit dello smart contract che c'è stato la settimana scorsa? Ecco, in sostanza, chi deteneva Cover su Binance, oppure chi lo ha comprato, venduto, insomma chi ci ha fatto qualcosa, a patto che sia su Binance, a cavallo proprio di quel periodo tra il quale c'è stato l'hack, è stato sospeso il trading, è stato rimborsato, sapete che sono successe tutte quelle varie cose. Bene, fondamentalmente Binance si fa carico di tutte le perdite degli utenti e rimborsa di tasca sua, ok? Quindi potete andare a vedere su questo annuncio i dettagli. Ricompensa in BUSD e in Ether, quindi non con il token Cover, che probabilmente adesso subirà una contrazione di prezzo notevole, anche se non so se avete seguito, in sostanza viene erogato un nuovo token Cover che va a rimpiazzare il vecchio, proprio per fare, insomma, per riportare le condizioni iniziali. L'idea era di avere uno snapshot prima dell'hack e ripristinare la situazione a quella, per evitare appunto tutto il danno successivo. Però ovviamente il prezzo ne risentirà parecchio, perché quello che è accaduto non è sicuramente trascurabile. E quindi loro rimborsano in BUSD e Ether per un controvalore totale di più di 10 milioni che li sborsa CZ dal loro cosiddetto Safe Fund. In sostanza, se avete acquistato Cover dopo lo snapshot, sapete che è stato fatto lo snapshot per il rimborso dei token, se lo avete fatto dopo lo snapshot, in sostanza vi recupererà quello che avete fatto, vi verrà ridato indietro, in sostanza. Se invece holdate,
salvate semplicemente cover su Binance riceverete il rimborso. Tutti i dettagli comunque li trovate qui caso per caso. Se avete qualche domanda, se avete da chiederlo, fatelo pure. Poi abbiamo un'altra qualche piccolo aggiornamento, diciamo, sui casi Ripple, SEC, Coinbase, Exchange, eccetera, ovvero in questo caso appunto Coinbase è il protagonista. Sapete che se c'è la causa SEC versus Ripple per il discorso se è una security oppure no, i vari exchange si sono trovati in pratica obbligati a fermare il trading di Ripple proprio perché altrimenti l'exchange stesso è accusabile di vendere una security non autorizzata e quindi diventare a sua volta un colpevole di un reato finanziario. Pertanto vari exchange hanno fermato il trading, ricordiamo Binance US, Coinbase, Bittrex e tanti altri, quelli con clienti appunto negli Stati Uniti, e qualcuno, adesso non ho ben capito da dove è saltato fuori questo qua, ma in sostanza ha fatto causa a Coinbase perché secondo lui sapeva già Coinbase di fare un reato, perché sapeva già che Ripple era una security anche prima della causa, e ci ha guadagnato parecchio perché Coinbase è stato uno dei primi a permettere la compravendita di Ripple negli Stati Uniti e questo gli ha dato un vantaggio notevole, questo secondo l'accusa. È stata fatta quindi una class action da San Francisco, ok. Non so come stanno andando le cose, ma personalmente io credo che Coinbase non rischi. Tra l'altro è curioso che proprio nel periodo della IPO, che stanno discutendo, no, di fare l'IPO di Coinbase quando e come, proprio adesso salta fuori questa causa. Chissà che non ci sia dietro dell'insider trading anche a queste cose qui, pazzesco. Personalmente, ripeto, credo che Coinbase ne uscirà completamente indenne, perché non vedo sinceramente, non lo so, motivi particolari per flagellarlo, e poi perché lui e non tutti gli altri exchange, e soprattutto se non c'era una causa ufficiale, dubito che si possa andare ad accusare in questo modo Coinbase. Quindi sinceramente penso che sia più che altro un po' di food nei confronti di Coinbase, come si suol dire. E poi, sempre parlando di normative, regolamentazioni, SEC e simili, ho trovato una notizia interessante riguardante le stablecoin, perché molti di voi mi hanno chiesto, noi nell'ultimo live ci siamo concentrati su una domanda, ovvero quale potrebbe essere la prossima altcoin dopo Ripple a finire nel mirino della SEC, e molti di voi mi hanno detto, ma perché non Tether? Ma ti ricordi che c'è Tether di qua di là? E in effetti io lì per lì ho detto, ma teoricamente le stablecoin non dovrebbero essere security, perché effettivamente non vanno proprio a sottostare, cioè non si pongono come uno strumento finanziario, ok? Una security è uno strumento finanziario. Però ho letto, ho fatto un po' di ricerche e ho visto che di fatto c'è una proposta di legge attiva da parte della SEC, per l'appunto, cioè il governo statunitense, in realtà, che poi finirebbe sotto le competenze della SEC, proprio perché vogliono considerare, è stato proposto di considerare le stablecoin come security anche loro. E quindi, qualora questo dovesse avvenire, io mi immagino che Tether non se la passerebbe affatto bene, perché di fatto Tether è una delle stablecoin non regolamentate negli Stati Uniti, e pertanto potrebbe andare incontro a un destino simile a quello di Ripple, quindi l'impossibilità di essere tradata, di essere utilizzata come liquidità negli exchange che operano con clienti statunitensi. Questo non so sinceramente che conseguenze potrebbe avere, perché comunque, insomma, da un lato è nell'aria, no? Che prima o poi qualcosa con Tether succede, perché non può andare avanti a vita così nell'ombra a palleggiare da una giurisdizione all'altra per svincolarsi appunto dalle regolamentazioni. Ecco, ovviamente il caso peggiore che possa accadere è che salta fuori che non è collateralizzato da valore. Quello sarebbe veramente una tragedia, sì, per il mondo delle cripto, perché si tirerebbero fuori dei casi del tipo ma allora tutti gli acquisti che sono stati fatti in Tether sono stati acquisti falsi, volumi falsi e così via. Personalmente quello io non credo che succederà, personale opinione, per l'amor di Dio. Ma il discorso dell'assimilare Tether a una security e quindi bandirla in alcuni stati può succedere, lo vedo molto più probabile, anzi penso che prima o poi accadrà sinceramente, però io non vedo tutte queste conseguenze disastrose. Alla fine, se non si usa Tether, si usa un'altra stablecoin, gli exchange si arrangeranno, magari lì per lì ci sarà
sarà qualche buco di liquidità, però non credo, ecco, che possa dare uno scossone e soprattutto non andrebbe a cambiare i fondamentali del mercato di Bitcoin. Cosa che invece, appunto, lo scoprire che Tether è aria, è una bolla d'aria, potrebbe, ecco, rischiare lì sì di minare un po' di fondamentali di Bitcoin, soprattutto dal punto di vista della domanda. Se scoprire che la domanda, appunto, è una domanda artificiale, è una domanda finta, non benissimo, però, appunto, ripeto, non lo vedo molto probabile, ecco, mentre vedo più probabile quest'altra cosa che è meno tragica. Poi stavo dando un'occhiata alla top 10 soprattutto delle cripto e ho visto Polkadot che, insomma, si sta arrampicando un po' alla volta, incredibile, e quindi, insomma, credo che sia giunto il momento di approfondire come si deve il mondo Polkadot, perché io avevo fatto un video, se vi ricordate, su Polkadot tempo fa, dove avevo, insomma, analizzato un po' dall'alto quello che è Polkadot, quello che è il mondo Polkadot, alcuni progetti interessanti, ma in maniera molto molto superficiale, lo ammetto. Quindi potrebbe essere il momento di andare a esplorare l'ecosistema Polkadot, in particolare andare a selezionare qualche piattaforma promettente e cercare di capire insieme come funziona, magari in uno o due video dove si fanno a gruppi tre progetti alla volta e ci andiamo a dare un'occhiata. Credo che lo farò, anzi lo farò, ve lo assicuro. E poi basta, in realtà queste sono le cose con cui volevo aprire oggi. Per il resto vorrei invece lasciare la parola a voi per vedere un po' che cosa avete da dirmi, da chiedermi, e anche semplicemente per darci il buon anno, anche per fare le nostre, come dire, predizioni, i nostri auspici per il 2021. Voglio un po' di positività oggi, insomma. Buon anno a tutti, auguro un buon anno a tutti, buon anno, via via, siete già scatenati. Ciao Luke, due cose, hai visto l'airdrop di SafePal 300 SFP token su CoinMarketCap? C'è per chi ha acquistato l'hardware wallet. Vorrei una tua opinione sul cold card wallet e magari un video se lo ritieni opportuno. Allora, guarda, mi hai fatto scoprire una cosa nuova, perché io SafePal ce l'ho, lo uso, l'ho acquistato tempo fa, ma non avevo proprio idea di questa cosa dei token, quindi adesso ci vado a dare un'occhiata. E grazie per la segnalazione, lo segnalo a tutti a questo punto. Se avete acquistato l'hardware wallet SafePal, il nostro amico ZGreg ci ha condiviso che c'è questo airdrop. Magari se ci vuoi dire anche le modalità, se c'è da fare qualcosa, insomma, qualcosina in più rispetto al semplicemente dirlo, sei molto molto benvenuto. E col card wallet non lo conosco purtroppo, però potremmo andarlo ad approfondire. Insomma, ultimamente io all'inizio ero partito con l'idea di voler recensire tutti gli hardware wallet che esistevano, ma perché ce n'era pochi, poi adesso si sono moltiplicati a dismisura e non credo più di farcela, anche perché dovrei spendere un capitale altrimenti in hardware wallet. Auguri a tutti, buon anno, buonasera, buon 2021. Perché chi inizia in ritardo a Capodanno inizia in ritardo tutto l'anno? Ma in realtà, guarda, uno dei come si chiamano, le cose che si vogliono fare, i propositi, ecco, non mi veniva il termine, le cose che si vogliono fare per il 2021. Proposito numero uno: iniziare i live con puntualità, ve lo giuro ragazzi, segnatevelo perché accadrà, ve lo prometto. Buonasera, buon anno, SNX BTC, volevo entrare ieri ma non ero certo, aspettare ora, comportamento circa 3.173 satoshi, immagino. Dunque, SNX sta andando veramente alla grande ultimamente, andiamoci a dare un'occhiatina rapida. Dunque, no, 4 ore, no dai, facciamo il giornaliero, dunque, ma in realtà, oddio, è appena terminato un ritracciamento, vediamo il settimanale perché sta lateralizzando un po'. In realtà, guardate, il settimanale è curioso perché ci mostra che in teoria, questo range nel quale abbiamo lateralizzato nelle settimane scorse, attenzione, questo è il settimanale, quindi un range così è molto molto lungo, teoricamente dovrebbe essere stato rotto la scorsa settimana, nonostante la candela sia ancora dubbia, perché guardate, una candela di questo tipo è comunque dominata dall'offerta, cioè è vero che è un breakout di fatto, teoricamente, è vero che si è preso anche la liquidità sopra, vedete i picchi prima della rottura del range, tuttavia c'è un ma, ovvero il fatto che questa shadow è veramente veramente lunga e quindi questo implica che
il breakout è stato in buona parte assorbito. Non mi fa venire tanta voglia di entrare un setup del genere e quindi forse vorrei aspettare almeno un po' di conferme, anche perché la settimana in corso, che tra l'altro terminerà dopo domani, vediamo un po' come termina, sono curioso, vedete, incluso un dampino che è rientrato all'interno del range e poi la domanda è intervenuta per riportarlo fuori. Quindi vi dico, se dovesse chiudere, che ne so, da queste parti, potrebbe essere interessante un eventuale ingresso, ma altrimenti io tenderei ad aspettare. Andiamo a vedere il giornaliero invece se va ad aggiungere informazioni. Allora, il giornaliero aggiunge forse un livello di resistenza dato da questo cluster qui. Eccolo, tac, mettiamolo in rosso. Vedete, è nato in questa piccola lateralizzazione, questo piccolo range, e ha funzionato perché di fatto ha arrestato il breakout che abbiamo visto nel settimanale proprio a questo livello, e per ora è il livello di resistenza principale. Quindi io reitererei l'analisi fatta prima dicendo che alla chiusura settimanale sopra quel livello che abbiamo visto sarebbe bello vedere anche il giornaliero gravitare un po' qua sopra in maniera convinta, ovvero chiudendo qui, e sto parlando di sopra i 35.000 satoshi. Questo è quello che insomma vedo con un primo sguardo a Synthetix. Magari approfondiremo, vediamo come chiude la settimana, lunedì ci aggiorniamo con un'analisi appunto aggiornata. Benissimo, continuiamo. Allora, primo come sempre, presente, tanti auguri, benissimo, siete tutti di un carico. Buon anno e bel maglione in stile Electro Ethereum. È vero, guarda, qualcuno me l'aveva già detto che questi sembrano degli Ether, ma in realtà non è di Ethereum. Col faccione di Vitalik Buterin qua, vi immaginate, che bello. Ciao Luke, ti chiedo un'opinione, ma volentieri, per stabilizzare l'oscillazione euro-dollaro. Ho degli USDT su BlockFi, i cui interessi vanno dritti in BTC come piano d'accumulo mese per mese, ottima cosa. E per diversificare ho degli euro in Nexo, i cui interessi uso per altro, ma anch'io faccio così, in realtà uso due piattaforme per diversificare. Secondo te come posso ovviare la discesa del dollaro? Bilancio USDT BTC o bilancio USDT euro, o se hai altre idee benvenga. Guarda, in realtà per andarti a coprire dal dollaro, purtroppo l'unico modo è non essere esposto al dollaro, quindi essere in BTC ovviamente ti copre dal dollaro perché sei esposto a BTC. Essere in euro su Nexo, che è una delle cose che faccio anch'io, io utilizzo Nexo proprio perché al momento è l'unica di quelle piattaforme di CeFi che ti permette di esporti all'euro anziché al dollaro. Però ad esempio BlockFi non lo permette, Celsius Network non lo permette, e pertanto lì c'è poco da fare. O ci si accontenta e si sottostà alla discesa del dollaro, oppure non le si utilizza e si utilizza piattaforme che permettono di depositare euro, altrimenti non ci sono purtroppo coperture, perché è un qualcosa che automaticamente ti vende i dollari per un'altra moneta, ovviamente non c'è, al momento non esiste uno strumento come se fosse un euro hedged, per fare l'equivalente con gli ETF, no? Che anche sugli ETF sul mercato ad esempio americano, su un mercato SP500, esiste la versione euro hedged e la versione normale, ovvero euro hedged ti copre il tasso di cambio esponendoti di fatto all'euro, mentre quello non euro hedged ti lascia esposto al dollaro. Anche lì ci sono strategie poi che a seconda dei cicli pluriennali di euro dollaro vanno a esporsi su uno o sull'altro, che poi fa, perché sul lungo periodo fa. Però di fatto purtroppo sulle piattaforme CeFi non esistono strumenti di copertura dal tasso di cambio, la triste verità è questa. Tanti auguri. Quando uso Binance Bridge per convertire ERC20 a Binance Smart Chain, uso PEG 1, connetto wallet e genero l'indirizzo. Ok. Poi su MetaMask mi sposto su rete Ethereum, seleziono il token che voglio convertire e incollo l'indirizzo che mi hanno generato. È corretto? Ti direi proprio di sì, perché in sostanza il Binance Bridge permette di andare a inviare token ERC20 all'address che ti dà e lui
te li pegga sulla Binance Smart Chain e te li rimanda all'address al quale tu hai collegato il bridge. Quindi attenzione però che per collegare il bridge tu devi avere MetaMask attivo sulla Binance Smart Chain, mi pare, altrimenti non te lo fa fare. Quindi non so se utilizzando MetaMask dovresti avere due istanze di MetaMask, ad esempio su due finestre differenti del browser, o usando con uno Chrome e con uno Brave, per dire. Altrimenti potrebbe, insomma, essere un po' un casino palleggiare da un network all'altro, non so se te lo fa fare. Forse è più comodo usare non MetaMask ma un altro strumento. Voglio quel maglione. Sì, è un maglione molto molto natalizio, molto colorato, oggi mi andava così, insomma, e c'è molto verde soprattutto. Chi lo sa che non porti bene. Ciao Luca, quando esegui il ribilanciamento del portafoglio e vai a riversare liquidità sugli ETF, lo fai in un unico ingresso anche se stai facendo un pack? Guarda, io quando faccio il ribilanciamento mi preoccupo di una cosa, di fare il minor numero possibile di movimenti. Quindi anche se magari mi costa un piccolo arrotondamento, se proprio faccio un esempio concreto che forse si capisce meglio, cioè se dovessi acquistare, che ne so, una parte in azionario del comparto azionario e vendere una parte del comparto cripto che mi andrebbe a bilanciare, che ne so, di un 1,5% che manca, allora magari se quell'1,5% non è una grossa somma, che ne so, se per qualcuno equivalgono a 300-400 euro, magari aspetto che la differenza cresca un po' di più per fare una sola transazione ed evitare di pagare costi di transazione esagerati dove non necessario, anche quelli vanno inclusi. Quindi metto una sorta di tolleranza che solitamente tendo a calcolarla in valore assoluto, perché quello che ci interessa è il valore assoluto, perché ad esempio il broker che utilizzo io per andare a holdare gli ETF sul lungo periodo applica una commissione fissa proprio sull'operazione, non in percentuale, e questo da un lato può essere un po' antipatico, perché appunto se uno fa un'operazione di piccolo size va a finire che le commissioni diventano veramente veramente alte. Quindi questa secondo me è l'assoluta priorità, e per il resto in un unico ingresso sì, assolutamente sì, cioè anche se sto facendo il pack io non vado a modificare il pack né niente, io per prima cosa ovviamente ribilancio e poi vado a includere il versamento del pack. O un'altra cosa che si può fare, ma alla fine dei conti non cambia nulla, è fare prima magari il versamento della somma del pack e andarla a mettere nell'asset magari sottodimensionato dal ribilanciamento e poi ribilanciare. Ma anche lì bisogna confrontare le due soluzioni e vedere quella che ci fa spendere meno di commissioni, di solito è quello che conta. Ciao Luke, buon anno, ma quando arriverà questa alt season? Chi lo può mai sapere? Per adesso non sembra avere ancora intenzione, nonostante ogni tanto c'è qualche fluttuazione, ma io che osservo la dominance non vedo segni comunque di ritracciamento. Siamo ai massimi dell'ultimo ciclo, più alta di così è rimasta solo in settembre 2019, che c'è stato un picco, vi ricordate, a fine estate, quando erano veramente collassate tutte le altcoins, me lo ricordo anche questo, e poi basta, in realtà il massimo assoluto quello, perché più alta di così era soltanto prima del 2017, quando sostanzialmente le altcoins, non dico non esistevano, ma erano un qualcosa di totalmente totalmente insulso. E quindi niente, io non azzardo a fare previsioni, perché bisogna un po' seguirlo il trend delle altcoins, non si può, cioè prevederlo è veramente difficile, è una scommessa. E quindi quando inizierò a vedere di fatto un'inversione di tendenza sulla dominance, inizierò ad espormi un po' di più sulle altcoins. Per adesso io mi sto esponendo su Ether, una piccolissima posizione speculativa ovviamente, e tra poco magari ne parliamo, però è l'unica, perché ho il limite di 2%, sapete, la mia solita regola. Luke, che ne pensi di GRT come progetto intendo? Guarda, mi ispira parecchio, mi sembra molto interessante, e in sostanza, se non ho capito male, ha lo scopo di indicizzare un po' il mondo delle DApp, no? Creando una sorta di motore di ricerca, una sorta di database dove fondamentalmente i vari progetti su blockchain possono andare appunto a indicizzarsi, e quindi questo li rende più organizzati e più componibili, anche perché lo step successivo è proprio quello, utilizzare questo database, questo indice per uno scopo poi di interazione, un po' come accade con i domini per l'appunto su internet, e quindi sicuramente vale la pena seguirlo. Però ci vedo un'esagerazione di hype, non so perché, infatti io il token non l'ho mai toccato e credo che mai lo toccherò per adesso.
Avevo il dubbio se oggi ci si trovava. Eh sì, l'ho anche spammato per bene su Telegram anche stamattina perché ci tenevo, dai, mi fa piacere. Ciao Luke, si inizia l'anno tutti insieme. Ebbene sì, che maglioncino psycho. Ah, vi piace, vi piace. Una live a Capodanno non poteva mancare. Ethereum here. Anch'io, in verità, conto molto su Ethereum per quest'anno perché... Ne ho parlato un po' anche in un video dedicato che avevo pubblicato su Facebook, ma sostanzialmente il motivo che mi spinge a essere bullish su Ethereum, al di là del fatto che io sono molto, lo dico, sono molto di parte su Ethereum, lo sapete se mi conoscete, in ogni caso quest'anno accadranno cose interessanti per Ethereum. La prima accadrà a febbraio e sarà il lancio del future CME su Ether. Questo qualcuno dice, ma non è così una cosa bella, perché comunque introduce pressione speculativa e così via. È vero, è anche magari ribassista. Però lasciate che vi dica una cosa, io un mercato lo vedo che cresce, che matura, proprio quando vedo comparire su di esso degli strumenti derivati, in particolare molto liquidi e con alti volumi. Io quindi terrei d'occhio due trend adesso che sono facilmente seguibili su Ethereum. Il primo è proprio vedere che volumi avrà il future della CME, soprattutto in rapporto a Bitcoin. Io mi immagino che all'inizio partirà un po' a rilento. Ricordatevi quello di Bitcoin come è partito, non lo filava praticamente nessuno all'inizio. E il secondo trend interessante è vedere il Grayscale Ethereum Trust, che sostanzialmente adesso Grayscale è uno dei mezzi principali per un investitore istituzionale per investire appunto in Ethereum. È una sorta di, non un ETF, ma comunque è un prodotto che è collateralizzato dalla coin stessa, e quindi se uno vuole investire nella coin questo è un ottimo metodo regolamentato e appunto institutional proof. Quindi il veder crescere il fondo, il capitale custodito da Grayscale significa incremento di domanda. È un po' quello che stiamo facendo anche su Bitcoin, no? Questo ci dà una percezione concreta, non solo così a naso, di quanta domanda di fatto c'è per Ethereum dal punto di vista istituzionale. Questo credo che potrebbe essere assolutamente un driver. Bene, mi è partito a tal proposito exit long, qua ci sono i bot che impazziscono. Comunque dicevo che l'interesse istituzionale sicuramente è un driver, potrebbe essere un driver, così come lo è stato per Bitcoin nel 2020, e quindi generare un bel interesse. Inoltre la DeFi è un'altra area di estremo interesse per l'investitore istituzionale, perché insomma la DeFi è un mondo dove è possibile ottenere una rendita, ok? E quindi un grosso investitore che vuole diversificare la sua possibilità di rendita contenendo di fatto il rischio potrebbe iniziare a interessarsi alla DeFi. Questa è una cosa ancora ostica. Perché? Perché ci sono un sacco di barriere. La prima è la sicurezza. La sicurezza della DeFi adesso è abbastanza un... non so neanche come definirlo, un dramma, no, perché comunque si stanno facendo passi in avanti, però assolutamente non è ancora pronta. E poi la regolamentazione. Io credo che una cosa che manca è proprio quella, la regolamentazione nella DeFi. Ok, adesso aggreditemi pure, cominciate pure a dirmi, ma sei pazzo, la DeFi, la regolamentazione è proprio il contrario, non ci deve essere. Magari non ci sarà mai, io non lo so, però io credo che qualora non ci dovesse essere regolamentazione, questo sarebbe una barriera abbastanza alta dal punto di vista di un istituzionale per voler mettere capitali in tali piattaforme. Cioè, caspita, io se fossi un fondo di investimento e sapessi che le piattaforme DeFi rendono anche il 10% annualizzato, 15, non lo so, anche non le APY esagerate che ci sono adesso, e che fossero sicure e regolamentate, non ci penserei due volte. Cioè sicuramente mi esporrei almeno in parte, però appunto queste due cose mancano, e quindi io seguirò questi aspetti con molto interesse, perché laddove queste due criticità dovessero essere un po' sanate, io vedo un enorme potenziale influsso di capitale verso queste piattaforme,
e lasciate che vi dica che investire in Ethereum per me vuol dire investire in DeFi indirettamente, cioè anzi non indirettamente, perché comunque Ether è la benzina, il consumabile che si utilizza per interagire con le piattaforme di DeFi, quindi maggior domanda di utilizzo uguale maggior domanda di Ether. La prosecuzione di Ethereum 2.0 sarà anche lei un catalizzatore, è vero, è lontanissimo l'arrivo, però caspita, l'arrivo andrà a ridurre estremamente l'inflazione di Ether, che è uno degli aspetti un po' più bruttini forse di Ether, ovvero la supply che non è cappata, è potenzialmente infinita, e la diluizione molto alta. Questo ovviamente dal punto di vista dell'investitore che vuole comunque una riserva di valore, gli interessa meno il fatto del consumabile, magari gli interessa anche la scarsità, è vero. Però io, ragazzi, io credo che di fatto se il trend su Bitcoin dovesse continuare dal punto di vista istituzionale, quindi che i fondi, che le banche, che le assicurazioni, i fondi pensione, tutti i vari capitali in generale dovessero continuare a interessarsi a Bitcoin, prima o poi credo che si farà lo step successivo, ovvero bene, ok, Bitcoin ora ce l'abbiamo, chi è che si azzarda a fare uno step in più e a dire iniziamo a investire in un'altra cripto magari per diversificare ancora di più? E quale salterà mai fuori? Adesso Ripple è fuori gioco, Bitcoin è già belle che fatta, non lo so, date un'occhiata pure voi alla top 5, dubito che investiranno su Litecoin, dubito che investiranno su Bitcoin Cash e simili, e direi che Ethereum è una scelta quasi obbligata, quindi questo potrebbe catalizzare un bel trend. C'è da vedere ovviamente di risolvere queste criticità, però vale la pena tenere d'occhio queste cose qui. Riprendo il tuo discorso sulla DeFi regolamentazione, questa la leggo perché è interessante. Non ci sarà mai, e per rispettare il carattere naturale della DeFi non deve esserci. La tokenizzazione degli asset avverrà attraverso i registri distribuiti e non la blockchain. Interessante questo, si potrebbe davvero fare un dibattito su questo, ovvero DeFi e regolamentazione, sì o no e come soprattutto, sarebbe un dibattito molto molto interessante, perché io so che c'è interesse da parte degli istituzionali a investire in DeFi, ma investire in startup DeFi, quindi dare capitali, come è successo a tante di loro, se ci guardate sono finanziate da molti capitali, e capitali venture intendo, e inoltre di essere utilizzate proprio come fonte di reddito, quello è lo scopo anche della DeFi, no? Le andrebbe a inondare di liquidità. Tuttavia non saprei, cioè credo che come la regolamentazione farà un po' di passi avanti, e io spero che si, come dire, cercherà anche di capire quali sono i suoi limiti, cioè di non volersi imporre a dire questo è così, questo è cos'ha, però quantomeno anche semplicemente dire ok, la DeFi si tassa così così così, è inquadrata in questo 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 modo, anche senza dire devi dichiarare ogni singolo movimento, ogni singola cosa, cioè l'importante è costruire un framework sul quale si possa lavorare. Questa è la cosa che secondo me è fondamentale lato regolamentazione, che non vada ad opprimere, perché altrimenti non ha senso, è una regolamentazione senza senso, deve essere invece finalizzata al contrario a incentivare l'utilizzo di quelle nuove piattaforme a chi lo vuole fare in maniera trasparente e regolamentata, quindi non il retail, non noi che comunque non dovendo giustificare magari agli investitori, al consiglio di amministrazione, agli azionisti gli investimenti che facciamo, se lo va a fare un Berkshire Hathaway del caso, gli dicono ma che te sei impazzito, che è quella roba lì, ecco, e invece potrebbe, qualora fosse riconosciuta in qualche modo, essere assolutamente sdoganata, e veramente gli farebbe fare una crescita pazzesca, secondo me. Io la vedo un po' così. Comunque andiamo avanti, se no io mi fermo a parlare di questo per tutto il tempo e divento poi noioso, lo so. Puoi analizzare il grafico di Chainlink, dove un buon punto d'acquisto e con quali target? Allora, punto d'acquisto e quali target devi deciderlo tu in base alla tua strategia, ma io ti analizzo molto volentieri il grafico. Allora, tra l'altro è da un po' che lo osserviamo Chainlink, quindi andiamo ad aggiornare l'analisi soltanto. Avevamo, urca,
avevamo individuato un po' di aree, se non erro. Eccole qua. Allora, Chainlink è molto malmesso dal punto di vista del trend perché è in fase ribassista abbastanza forte. E soprattutto, cosa molto brutta, ci si è costruita questa punta, questa vela, non so neanche come definirla, sembra la vela di Dubai più o meno. E in sostanza questa punta è un massimo molto arduo da andare a recuperare, è la punta del bag holder da un certo punto di vista. E vi ricordate, no, il discorso che più si va a creare un massimo puntiforme, più significa che ci sono i cosiddetti bag holder, ovvero coloro che hanno acquistato l'altcoin magari in un momento di euforia e ahimè si trovano in perdita. Questo gli fa venire voglia non appena c'è un piccolo rimbalzino rialzista di vendere, ok? Perché così si liberano del peso delle bags, per l'appunto, e questo va in ultima analisi a introdurre una fortissima componente di pressione ribassista. Per invertire una pressione ribassista del genere solitamente ci vuole tanto tanto tempo, e questo potrebbe voler dire che per un bel po' di tempo non vedremo una bull run come questa botta parabolica che c'è stata. E basta, in sostanza non è niente di catastrofico, perché questa è pura speculazione. Qua c'è stato un andamento parabolico, e l'andamento parabolico ha un solo possibile esito, che sia su Chainlink, che sia su una shitcoin, che sia su Bitcoin. L'unico esito possibile di una crescita parabolica è un conseguente molto forte ritracciamento, e lo stiamo vedendo adesso. Lo step successivo quindi è andare a identificare quelli che potrebbero essere i livelli o i movimenti che vogliamo seguire e osservare per dire: ok, un primo segno ce l'abbiamo, possiamo iniziare a riaprire qualche posizione, perché no? Questo ovviamente è lato speculativo, perché se uno vuole semplicemente investire in Chainlink, ovviamente deve ragionare in altro modo, deve ragionare di abbassare il prezzo medio di carico, di farsi un prezzo medio di carico suo ideale, eventualmente di fare un piano d'accumulo, insomma una cosa più sul lungo termine. Io adesso sto parlando di trend following a scopo speculativo. Pertanto andiamo a vedere come si pone il grafico nei nostri confronti. Abbiamo dei livelli innanzitutto qua sopra che attualmente fungono da resistenza. Qua sono in verde perché secondo me l'ultima analisi che abbiamo fatto era ancora un po' di tempo fa. Sto parlando dei 52.000 satoshi fino a 57.000 circa. Questi tre livelli formano di fatto, anzi andiamocelo proprio a fare, un bel pool di liquidità in offerta. Tac, eccolo. Quindi questo è il primo livello chiave da recuperare, ok? Quindi una cosa di questo tipo, tac, potrebbe essere il primo trigger. Poi però non è finita qui, perché abbiamo quest'altro cluster che si è originato nel passato, che è diventato anche lui rosso, quindi tac, questa è la resistenza numero 2, che poi teoricamente è estendibile anche fino a dove ci sono questi low, quindi si potrebbe andarla a ingrandire fin qui, più o meno tutta questa area è un'altra area di resistenza abbastanza importante. Poi abbiamo questo pool concentrato sempre di offerta e infine quest'altro che, vabbè, insomma, una volta recuperato questo, siamo ancora in bias discretamente bullish anche su questo trend. Quindi fondamentalmente, andando a tirare le somme, primo segno il reclaim di quest'area, però non basterebbe ovviamente per avere un bias ancora fortemente bullish dopo questo downtrend, sarebbe un primo segno per un eventuale entry speculativo. Il recupero anche di questo ovviamente andrebbe a fare un higher low e higher high, e quindi di fatto andare a creare una struttura rialzista, una prima struttura rialzista. Questo potrebbe implicare quindi una posizione long anche trend follower. Io la vedo un po' in questo modo, ecco. Ripeto, sono considerazioni per un'operatività speculativa non orientata invece all'investimento di lungo termine, sul quale si ragiona diversamente. Un vero staccanovista, grande, se c'hai ragione, guarda, ormai non si molla più. Per partecipare alla lotteria dei BUSD di Binance basta scambiare 20 BUSD con una qualsiasi cripto? No, attenzione, bisogna fare un acquisto in fiat, se non erro, fare un deposito in fiat tramite bonifico
oppure con carta di credito, se non erro, e fare un acquisto di almeno 20 BUSD di controvalore, non per forza i BUSD, puoi anche acquistare Bitcoin, Ether e così via. Ciao Luca, ma stai vedendo che combina Theta? Ho visto, tra l'altro Theta l'avevo osservato un po' di tempo fa e in effetti è un bel progetto, però poi non l'ho più seguito, però di fatto è pazzesco perché è una altcoin che ultimamente ha avuto un uptrend veramente notevole alla facciaccia di tutto, cioè si era spiaccicata qua sotto per quasi tutta la seconda metà del 2019 e la prima del 2020. Poi da quando ha rotto questo range, niente l'ha più fermata, pazzesco, guardate, continua a fare degli higher highs, higher lows, anche sul lungo, cioè sul medio termine di fatto, e questo è veramente forte, cioè è un trend fortissimo. Adesso è parecchio estesa, quindi è un pochino pericolosa forse. Adesso cancelliamo un po' di linee e andiamo a vedere se il settimanale ci dice qualcosa in più, ma... cosa abbiamo? Ecco, abbiamo un cluster, guardate, questo cluster potrebbe essere, adesso nel prossimo ritracciamento che ci sarà, che auspico che ci sarà dopo una salita del genere, questo livello potrebbe tranquillamente essere un trampolino di rimbalzo, quindi tac, tac, così via. Andrebbe anche comunque a creare una sorta di trend line regolare, lasciatemi dire, e quindi sì, assolutamente interessante. Ce n'è anche un altro di cluster che si va a configurare qui, quindi teniamoci anche lui. Allora adesso cancello gli scarabocchi e salvo questo grafico perché credo che sia il momento di iniziare ad approfondire un po' e seguire che cosa ci combina Theta. Allora, puoi analizzare, ok, l'abbiamo già letto, augurissimi a tutti. Ciao Luca, qual è il modo migliore per spostare fondi da The Rock Trading a BlockFi? Dunque, dipende cosa vuoi spostare, perché se vuoi andare a spostare Bitcoin, banalmente, tu acquisti Bitcoin su The Rock e li sposti su BlockFi, basta. Se invece vuoi andare a mettere stablecoin, ecco, lì potrebbe essere un problema, perché su The Rock, mi ricordo, forse c'è USDC acquistabili in euro, però attenzione che è un mercato poco liquido, quindi bisogna fare molta molta attenzione ad acquistarlo lì. Direi che è meglio allora forse utilizzare come ponte un Binance e magari fare il cambio euro bitcoin, lo sposto su Binance, bitcoin USDC per esempio, e poi spostare gli USDC su BlockFi. È un peccato perché ti introduce le commissioni di cambio di Binance e di prelievo, quindi vai a smenare un po' di più in commissioni, altrimenti per acquistare USDC in euro avevo letto un commento dell'ultima volta di qualcuno che consigliava Kraken, che offre quel cambio lì. Allora, Luke, grazie come sempre di tutto e tanti auguri, ma anche a te. Cosa ne pensi della piattaforma P2P decentralizzata BISC? L'hai provata? Allora, guarda, ne avevo parlato secoli fa perché era una delle poche che forniva un discreto livello di privacy, ma non so più come sono evolute le cose, quindi al tempo avevo un'opinione estremamente positiva. Adesso purtroppo non ti so dire se a causa di nuove regolamentazioni, nuove cose, sono cambiate di fatto le loro politiche, quindi mi astengo dal pronunciarmi e anzi giro a voi amici della community se qualcuno sa dire qualcosa riguardo a BISC, sulle novità, come si trova e tutto quanto, liberissimo di farlo e di condividere. Ciao Luca, cosa succederà a Tether? Eccoci qua, nel caso la SEC proverà a regolamentarla, che scenari possono aprirsi? E infatti, bella domanda, ne abbiamo parlato prima e di fatto è molto molto interessante come discussione. Ciao a tutti, buon 2021, mi sono trovato su Binance 100 TVT e nemmeno sono vendibili. Attenzione, perché quello è un airdrop, è il token di Trust Wallet, è stato fatto a tutti su Binance, coloro che mi pare hanno fatto almeno un trade in un certo periodo, gli hanno airdroppato 100 TVT, ma tu non li puoi vendere su Binance perché non sono listati, ma se li sposti ad esempio sul Trust Wallet, sulla Binance Smart Chain, li puoi direttamente vendere dal Binance DEX, quindi da Trust Wallet oppure da PancakeSwap, insomma su Binance Chain ci sono i DEX sui quali la puoi vendere. Mi ricordo che al tempo dell'airdrop, che era, se non erro, cos'era, una settimanina fa circa, valeva una quindicina di dollari, quindi dai, non si butta neanche via, una pizza ci salta fuori, sempre se non li vuoi holdare. O magari sì, ci salta fuori un BNB, o qualche, no, un BNB no, mezzo o qualche Bitcoin.
Ciao Luca, gran bel maglione di Natale improponibile. Sfruttalo più che puoi in questi giorni, massima stima. Grazie, ma te sapessi quanto è caldo, cioè a me fa godere perché è caldo. Fuori c'è un freddo terrificante, io con questo posso tranquillamente uscire sul terrazzo così, che non sento niente. Se, il maglione sembra una parachain di Polkadot, questa è bellissima. Adesso ci faccio la foto e la condivido nelle storie su YouTube. Luca, come gestisci il capitale trading rispetto a quello long? Intendo, utilizzi account exchange di diversi a seconda dell'utilizzo? Bella domanda e ti rispondo subito. Guarda, in realtà io strutturo il mio portafoglio in modo che la parte trading è un sottoinsieme della parte in hold. Quindi tu immaginati la torta completa che è il mio portafoglio, no? Suddiviso, come sapete, Bitcoin, Ether e qualche paio di altcoin, così giusto per. E sapete anche quali, e della parte Bitcoin c'è una fettina, quindi prendiamo la fetta Bitcoin, facciamo un'altra torta, e di quella torta lì prendiamo una fettina che è il 10%, e quella è la mia parte trading massima, ok? Perché voi sapete che in sostanza io vado ad aprire posizioni fondamentalmente speculative solo utilizzando Bitcoin come collaterale. Questo vuol dire che vado a utilizzare o Binance Futures, quello CoinM, perché è marginato in Bitcoin, o utilizzare Bybit, o utilizzare un tempo BitMEX, oppure sulle altcoin io solitamente faccio banalmente degli acquisti spot perché opero solo long sulle altcoin, per ora perlomeno. E quindi quello è il mio metodo di utilizzo del capitale per allocarlo sul trading. Per l'analisi di questo, in sostanza, faccio un po' con ribilanciamento sempre. Cosa vuol dire? Vuol dire che il capitale destinato al trading, se lo faccio crescere perché il trading va bene, poi verrà ribilanciato e ridistribuito anche dalle altre parti, quindi quel capitale lì diventerà in parte anche in hold per preservare anche i profitti fatti col trading. Se invece per un mese magari quella piccola parte viene contratta perché faccio delle perdite, realizzo delle perdite, allora poi vado a rimpolparlo con i Bitcoin in hold. L'importante è che rimanga sempre quella stessa percentuale lì. Quale pensi possa essere la prossima piattaforma DeFi a fare un airdrop? Questa è l'altra domanda del secolo, sai che non saprei, non seguo tanto quelle cose lì. Luca, c'è un airdrop di SafePol? Ecco, anche il nostro VeChain Holder ce lo va a confermare. 500 milioni di supply, 300 per i possessori di hardware wallet e 25 per i referral e chi apre solo portafoglio app. Interessante, interessante. Guarda, adesso approfondisco perché non ne sapevo niente e magari condivido in maniera un po' più dettagliata su Telegram il tutto. Grazie comunque per la segnalazione. Ciao Luca, domanda: su Binance è meglio fare il cambio delle stable a mercato o usando il liquid swap? Guarda, il cambio stable in liquid swap viene molto 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 bene perché ha delle fee estremamente basse, quindi ti direi liquid swap. Buon 2021 e viva il Crypto Avenger, viva il Crypto Avenger, lo ripeto anch'io. Se io compro 10 BNB, 2,5 li metto short sul future più alto di prezzo in leva 2 e il resto lo tengo per launch pool e ottenere vantaggi vari. È una buona mossa per stare neutrali al mercato? Allora, 10 BNB, 2,5 li metti in short in leva 2, quindi ti valgono come un meno 5 in sostanza, e alla fine saresti però esposto più 2,5, perché avresti di quei 10 te ne rimangono 7,5 e 2,5 li usi per shortare. Shorti un controvalore di meno 5, che però il totale, insomma, il tuo delta è positivo, saresti esposto comunque. È una buona mossa se ti interessa essere neutrale al mercato? Assolutamente sì. Sì, o in questo caso ridurre l'esposizione. Per essere neutrale dovresti shortare un controvalore pari a quello che hai tu in spot, in sostanza. Se lo scopo è quello, assolutamente sì. Ciao Luca, mi è cresciuto tanto il portafoglio in Bitcoin a causa dell'esplosione che ha avuto in questi mesi. Complimenti, sono contento. Ora dovrei ribilanciare il portafoglio, ma nello stesso tempo non vorrei togliere BTC al mio portafoglio. Beh, è come dire, vorrei vendere Bitcoin, ma non vorrei vendere Bitcoin. E mo che faccio? Schiarisciti le idee, carissimo, perché fondamentalmente tu devi chiederti, allora, io quanto voglio essere esposto in Bitcoin? Magari fatti un'idea percentuale.
di non lo so quanto tu hai al momento rispetto alla liquidità o rispetto agli altri asset. E poi alla fine chiediti: è questa l'esposizione che voglio avere? Se la risposta è sì, bene, a posto. Se la risposta è no, allora ribilancia e magari cerca di ottenere l'esposizione che vuoi e mantienila nel tempo. Ecco, questo è un consiglio che mi sento di dare. Luca, oltre a Nexo, esiste qualche piattaforma, magari meglio se DeFi, per mettere a rendita euro? Oltre a EURM, cosa si può usare? Io lo valutavo per non tenere tutta la liquidità in USD. Guarda, questo è un altro gran bel discorso, il discorso del cambio, dell'esposizione al dollaro, che è, ahimè, obbligato se si utilizza DeFi con stablecoin, oppure CeFi, che non è Nexo. E purtroppo non c'è una soluzione, ahimè, al momento non c'è soluzione. Ma dunque, dove siamo? Ma oggi dobbiamo segnarci i valori a cui stanno le nostre cripto per calcolare i 51K di soglia per la dichiarazione fiscale di quest'anno? Allora, guarda, il mio consiglio spassionatissimo è comunque di affidarsi a un commercialista. Se si superano i 51.000 euro di guadagno o comunque di controvalore, direi che un piccolo investimento con un commercialista per avere tutto a posto vale la pena farlo, dai, cosa sarà mai? Che ne pensi di Bitbox? Non conosco, non conosco. Presente anche alla prima diretta 2021. Buon anno a tutti. Grande, grande e buon anno anche a te. Giococare con AT, ho tirato una trend line. Oddio, no, illeggibile. Questo messaggio non riesco a leggerlo. Che fine sta facendo Holochain? Oddio, Holochain non ho presente, ma secondo me, allora, HOT BTC. Secondo me non sta andando granché bene, eh? No, esatto. Due Satoshi, secondo me tra un po' viene delistato così a naso. Dunque, dunque, dunque. Ciao Luke, prima live per me, nonostante ti seguo sul tubo dei tempi dei video con l'arredamento vintage come sfondo. Gacchia ricordi, i tempi di testa di bronzo. Complimenti per i contenuti e cominciamo questo nuovo anno gasatissimi ai massimi. Grande, grazie Domenico per questo commento, ma vado proprio piacere. Ciao Luca, che ne pensi della IPO di Coinbase? Troppo presto per entrarci, essendo sotto analisi della SEC? Che ne pensi in generale? Guarda, sono curioso tra l'altro di vedere una cosa, visto che su FTX ci sono i contratti pre-IPO di Coinbase, voglio vedere come sono stati, come è cambiato il prezzo dopo quella storia lì. Vediamo, vediamo. Dopo la notizia che abbiamo dato all'inizio, intendo. Ma fondamentalmente non è cambiato, quindi io, sincero, me ne strafregherei di quella notizia lì. Però io non ho intenzione di partecipare, di acquistare la pre-IPO, perché è di fatto una scommessa. Già io non sono un fan delle IPO, ok? Io preferisco espormi su un asset dopo che il mercato l'ha apprezzato, ok? Perché altrimenti diventa veramente una scommessa. Soprattutto l'IPO fondamentalmente ha da una parte gli acquirenti che possiamo essere noi, i retail, chiunque, e dall'altra un ente centrale che te lo vende, quindi lui fa il prezzo. E a me questo concetto che qualcuno fa il prezzo non mi piace, preferisco che sia il mercato a farlo, anche se questo deve voler dire che magari io mi trovo ad acquistarlo a un prezzo più alto dell'IPO. Amen. Però sinceramente acquistare in IPO non mi piace, appunto perché c'è sempre quel sentore di scommessa che mi lascia un po' perplesso. Allora, quali sono le stablecoin buone per le regolamentazioni USA? Guarda, Simmons Settore 7, avevo fatto un video su YouTube dove paragonavo tutte le stablecoin anche sotto quei punti di vista lì. Mi viene in mente Paxos, USDC, BUSD, poi cosa abbiamo? TrueUSD, cioè TUSD, non USDT, TUSD. E poi GUSD, che è quella di Gemini, e non me ne vengono in mente altre. Però fondamentalmente con USDC e BUSD, che sono le due più liquide, stai assolutamente tranquillo. Ecco, infatti, qualcuno ti aveva già risposto. Se vuoi stare tranquillo, ti direi USDC o BUSD. Ok, benissimo. USDC, GUSD, Pax, esatto. Non so, BUSD, sì, anche BUSD, lo confermo perché è sempre regolamentato, mi pare sempre da Paxos. Comunque non holdare USDT assolutamente, è effettivamente tra tutte forse è quella più da evitare.
Ciao Luca, ma stai vedendo che combina teta l'abbiamo già letto? Pensavo di utilizzare The Rock Trading per il capitale long e continuare con Binance per il trading, molto simile a quello che faccio anch'io. Non sono cifre particolarmente rilevanti, ma chiedo, trasferendo da wallet Binance a TRT, c'è qualcosa da fare lato dichiarazione? Perché su TRT poi troverai automaticamente popolato il riquadro RWA. Ecco, attenzione, non è che ti popola da solo il riquadro RWA, è solo che teoricamente, cioè stando alle ultime interpretazioni di quello che dice l'Agenzia delle Entrate, se tu detieni Bitcoin o capitali su un exchange italiano, tu sostanzialmente hai un credito, ok? Cioè tu hai diritto a un credito verso quell'exchange. I Bitcoin sono loro, attenzione, se tu li hai depositati su TRT, su Binance, su qualsiasi exchange, l'exchange è il depositario dei tuoi Bitcoin, come la banca dei tuoi soldi, ok? Poi l'exchange ti dà un credito che tu puoi esercitare in qualsiasi momento. Quindi se tu quel credito ce l'hai nei confronti di un'azienda italiana, non sussiste l'obbligo di dichiarazione del quadro RWA. Trasferendo da wallet Binance a TRT non succede niente, è un trasferimento. Ovviamente se tu stai realizzando un profitto di un certo tipo, un profitto che è scaturito da trading su contratti derivati, quindi su operatività speculativa, devi dichiarare quell'operatività e ovviamente ti viene tassato il profitto. Ma se è un banale trasferimento non sussiste obbligo di dichiarazione. Ovviamente, attenzione, quello che rimane su Binance o su altri exchange non italiani va comunque sempre dichiarato nel quadro RWA. Nel dubbio, ovviamente, chiamatina al commercialista, ci sta sempre tutta. Cosa ne pensi di Tezos? Ma niente di buono, perché sta sprofondando sottoterra e quindi non direi proprio che non è il suo periodo migliore, ahimè, va che roba. No, non benissimo. Dunque, dove siamo rimasti? Qua, adesso tra poco però è il momento di guardare i grafici. Algo sta facendo un'ottima performance. Ho visto. Avevo notato anch'io che ci sono alcune altcoin che se ne vanno un po' per conto loro anche durante questo periodo di uptrend. Ma non è il caso di Algo, direi. Cioè, come mai un'ottima performance? Cioè, penso che ci sia un po' di ironia se è Algorand. Comunque no, ci sono alcune altcoin che ad esempio Theta, l'abbiamo citata prima, che nonostante appunto l'uptrend di Bitcoin, loro se ne vanno verso l'alto anche rispetto a Bitcoin. Cell è un'altra che occhio che performance sta facendo, pazzesca, cioè allucinante questa. Poi ce n'erano Uni forse, mi pare, o no? Aveva dato un colpo di reni ma adesso è stato un po' assorbito. Betty Fuel che è legato a Theta, Solana si sta riprendendo, non ancora, vabbè niente, era Ren forse anche, è stato assorbito anche lei, niente come non detto, però di certo Algo non è una coin messa bene, ecco. Allora ragazzi, che dire, io giro e vediamo un po' di graficozzi, andiamo a vederli subito, partendo da Bitcoin. Allora, Bitcoin che anche oggi non ci darà i 30k in diretta, ormai ci rinuncia. Però continua la sua ascesa, continua a creare nuovi massimi, nonostante non si parli più di massimi allucinanti, nel senso che non ha fatto grossi pump, sta facendo nuovi massimi lentamente e quindi insomma attenzione a trarre conclusioni, perché quando gli higher high e higher low tendono ad avvicinarsi di solito il trend è un po' più debole, ecco, e quindi c'è o magari un rischio di un attimino di freno o di un ritracciamento. Tuttavia la situazione non cambia rispetto a quanto ci siamo detti lo scorso live, perché eravamo rimasti che era arrivato qua sopra, ok? Quindi eravamo più o meno qui, mi ricordo, avevamo rotto questo picchettino qua di che era lo scorso high, ok? Era stato rotto, poi avevamo utilizzato questo pool di domanda che era originato sempre qui per rimbalzare un po' a mo' di trampolino e poi stavamo permanendo qui sopra. Adesso andiamo a osservare un po' tutti i livelli che il grafico ci suggerisce e andiamo a dargli una rilevanza, no? Quindi partiamo proprio da 28.004, che è il primo livello valido sull'intraday soltanto, però direi, perché
Si trova intanto vicinissimo alla zona attuale di prezzo di Bitcoin, quindi ovviamente dobbiamo considerare che siamo in fase estesa, c'è un open interest molto alto e quindi sussiste il solito discorso, no? Che è facile far scattare gli stop loss e causare dei flash dump. Quindi bisogna fare molta molta attenzione nell'operatività speculativa, dove lo stop loss è d'obbligo, a non andare a farselo mangiare per niente, che è un peccato. Quindi utilizzando ovviamente dei potenziali supporti, livelli chiave vicini al prezzo attuale, siamo consapevoli del fatto che se tale livello dovesse venir perso, sarebbe abbastanza plausibile che insomma avere un ribasso marcato impulsivo che fa saltare lo stop loss e poi magari vedere riassorbito il tutto. Quindi impostare un'operatività diventa un po' complicato. Pertanto questo va bene per un'operatività intraday, ma soprattutto secondo me un'operatività non anticipatrice, perché anticipare significa il mettere già il limit buy in questa posizione e il mettere già lo stop loss, che a sto punto sarebbe qua sotto, auspicherei, perché abbiamo questo pull. Tuttavia, ripeto, in caso di flash dump è facile che venga mangiato tutto quanto. Quindi questa è la situazione. Mentre al contrario, qualora dovessimo avere una posizione cauta, tipo la perdita e poi il reclaim, allora quello potrebbe essere interessante, perché avremmo un setup meglio definito dal fatto che aveva già perso il supporto stesso, quindi la spazzata di liquidità c'è già stata e pertanto diventa più facile gestire poi la posizione e meno rischioso. Alla seconda posizione abbiamo con la medaglia d'argento il pool di cui vi parlavo poco fa, sempre va valido sull'intraday, attenzione, perché se io vado sul daily tutto ciò sparisce, ok? Questo è importante da considerare, perché mi fa capire quanto è propagato nei time frame un livello di prezzo. Più è propagato e più è visibile, più diventa forte, ok? Di fatto. Quindi questo pool 27.700 circa è un pool valido sempre sull'intraday, più valido anche per posizione anticipatrice volendo, perché in questo caso andrei già comunque ad assorbire in parte il flash dump causato dalla prima contrazione dell'open interest. Attenzione, perché ovviamente se c'è un dampone del tipo così, l'open interest si svuota ancora di più e magari si dampa ulteriormente, e quindi questo non è il caso di flash dump immediatamente assorbito, è il caso che con buona probabilità poi sfocia in un attimo di scossone sul mercato. E quindi questo diventa un buon punto anticipatore per chi vuole operare in maniera iperaggressiva sull'intraday. Attenzione, auspicherei in questo caso un take profit sicuramente, e lo stop loss magari si può far orbitare da queste parti sotto, insomma, questi spike di liquidità. In questo caso abbiamo un ottimo profilo di rischio rendimento, ma un rischio di posizione notevole. Scendendo ancora abbiamo quello che forse è il miglior compromesso dal punto di vista rischio rendimento e dall'altro rischio di posizione. Perché? Perché questo pool che vedete qua sotto, che lo estendiamo un po' così si vede meglio, in sostanza è propagato anche sul daily. Questa è la cosa importante, vedete? Tac, è un pool di domanda. Questo pool di domanda, pertanto, potrebbe essere un buon target in caso di flash dump, ok? Flash dump anche più marcato, quindi quello che dicevamo prima, con un dump che va anche a minare questo pool e va a far perdere questi minimi, ok? Qua sotto c'è sicuramente stop loss e liquidità che è pronta a riversare sul mercato in vendita. Pertanto, se l'andiamo a stuzzicare e a far saltare fuori, il target principale è proprio questo pool. In questo pool io mi aspetto che si presenti della domanda a sostegno e vada quantomeno ad iniziare ad assorbire il dump stesso. Poi attenzione, il rischio c'è sempre, perché se il dump si viene assorbito ma poi altra offerta lo fa proseguire, c'è anche il rischio di, ridisegnando il tutto, qua c'è la domanda che lo sostiene, lo fa assorbire, però poi il dump si rivela veritiero e con follow up di offerta l'offerta lo fa proseguire e perdiamo anche il pool. Ovviamente è una posizione aggressiva anche questa, però capite molto meglio
come insomma è meno aggressiva che andarla a piazzare qui, perché arriviamo già ad un livello visibile su più time frame e che comunque contiene più domanda in grado di sostenerlo e assorbirlo, più visibile anche dall'alto, quindi è un buon punto di atterraggio insomma. Infine abbiamo la zona 22.750-23.880, quest'area qua, che fondamentalmente è il range nel quale si va a costruire il primo supporto effettivo. È visibile anche sul daily molto bene, con due pool di liquidità agli estremi, e quindi è un bel range, bello cicciotto, bello consistente. Io mi aspetto che qua quantomeno ci sia una reazione notevole nel caso in cui dovessimo andare a ritracciare, quindi questo in caso di inversione di struttura locale, quindi perdita di queste aree di prezzo, ok, vedetelo anche sul daily, perché sul daily questo comunque rimane un livello di prezzo importante, questo sarebbe il primo livello di supporto che dovrebbe dare comunque una buona reazione. Questo ovviamente facendo uno step indietro e guardando il grafico più dall'alto, perché finora siamo sempre rimasti sull'ipotesi di FOMO molto forte nell'osservare questi livelli di prezzo, perché l'ipotesi di FOMO forte dice sempre che ogni supporto, ogni dip è buona per aprire posizioni long fino a prova contraria, mentre questo livello qui inizia a essere più rilevante per questa prova contraria, quindi per il caso di contrazione, di perdita della struttura sull'intraday, perché arrivare qui significherebbe andare a fare comunque un lower low e prevedo anche quindi un lower high rispetto ai precedenti, e quindi invertire la struttura intraday, e c'è il rischio poi di iniziare a incrinare un po' la struttura anche sul daily, in particolare se questo range viene perso, perché come potete vedere, essendo il primo supporto, se tiene benissimo, poi c'è da andare a cercare l'high, e qua voglio vederlo a fare già un higher high senza neanche ritracciare un po', però se dovesse venire perso tipo così, ecco che abbiamo un inizio di inversione di struttura anche sul daily, che non vuol dire bear market, ma potrebbe voler dire che inizia un po' il ritracciamento, e in questo caso a scendere come ultimo livello di supporto molto importante da seguire c'è proprio la zona dei 20.000. quindi per adesso questa è la situazione. Attenzione che il mercato è fortemente parabolico al momento, è facile da vedere quanto è parabolico, e quindi ogni posizione long è soggetta a rischio notevole. Attenzione, perché è un attimo che si apre un long speculativo e ci si trova in notevole perdita. Quindi attenzione, come abbiamo detto prima, a pianificare molto bene la posizione con anche gli eventuali take profit e quant'altro. Benissimo, questo è BTC. Adesso andiamo avanti e andiamo a dare un'occhiatina a Ether, visto che la posizione io l'ho aperta e adesso dobbiamo vedere come reagisce. Questo era il mio setup 1, che per ora non ha scatenato minimamente domanda. Molto bene, l'idea era e è rimasta di aprire una posizione long qua per questa reazione. Allora, il setup iniziale ve l'avevo detto, era, ho visto l'attacco a questo livello chiave, l'area chiave che si trova nei dintorni di 0.0255, e in sostanza l'abbiamo persa, ha reagito bene la domanda, l'ha ripresa, e io volevo un retest bullish e poi una prosecuzione rialzista, perché il fatto che abbiamo ripreso quest'area ha salvaguardato il bias bullish per ora, solo che adesso la stiamo di nuovo perdendo, e quindi se andiamo a chiudere qua sotto gli 0.024, una candela giornaliera, io chiudo la posizione in Ether e vabbè, è andata male, poco importa, perché è anche questo comunque il trading, ogni tanto qualcosa deve andare male per forza. Al contrario, se adesso ripartiamo e recuperiamo anche quest'area verde, c'è un'opportunità di compounding della posizione, quindi di andare a ricaricare ulteriormente la posizione sul retest di quest'altra area, perché si rafforza la possibilità di trend, e quindi questa è la situazione. Ripeto, è l'unica altcoin, a parte rare eccezioni che vanno contro tendenza tipo Theta, però generalmente non è ancora un buon momento per esporsi in altcoins, e questo è quanto ragazzi. Io direi che non c'è altro da aggiungere per i grafici. Cosa significa parabolico? Guarda, parabolico vuol dire che in sostanza tu perdi la linearità di un trend. Guarda, te lo dico subito. Tu immaginati che questo trend è lineare, nel senso che
ti va così, ok? Questa è la tua trend line, questo è un trend lineare. Quando un trend continua ad accelerare e non è più così, ma diventa così e poi ancora di più così, tac, vedi che dalla linearità, che è questa, inizia a diventare così, tac, che è una parabola, c'è una figura che si chiama parabola. Se tu la vai a cercare, parabola, non quella del Vangelo, vedi, ecco, è questa immagine qua. Quindi quando il movimento, il trend inizia a essere simile alla parabola stessa, vuol dire che è parabolico, semplicemente, da lì deriva il termine, questa è la spiegazione. Spero di essere stato chiaro, mi spiace che puoi fare anche su FB che cos'è un parabolico. Beh, spero di essermi spiegato un po' meglio, mi spiace se ogni tanto utilizzo termini un po' più tecnici, però non lo so, se avete domande ovviamente siete sempre liberissimi di farle. Dunque, conosci Bybit per fare trading di BTC? Se sì, cosa ne pensi? Ma guarda, io l'ho utilizzato tanto per tanto tempo, adesso utilizzo prevalentemente Binance Futures perché così rimango con tutto su Binance, ma è un ottimo exchange Bybit, lo utilizzavo soprattutto per Ether. Amici, Luke, come si chiama il volume profile che usi? Ma è quello built in TradingView, quindi in sostanza indicatori, profilo volume, intervallo visibile. È quello che cambia in base appunto all'intervallo visibile del grafico. Ragazzi, niente, abbiamo fatto anche oggi più di un'ora, caspita, devastante, però mi ha fatto piacere incontrarci qua, come al solito, fare le nostre chiacchierate. Vi ricordo che noi ci rivediamo lunedì di nuovo live, quindi se avete altre domande da farmi potete farmele lunedì oppure potete farmele su Discord, che lì cerco di essere un po' sempre presente, o ci sono gli altri amici della community, unitevi a Discord se non l'avete fatto, è un bel ambiente di confronto. Detto questo, io sarei rimasto qui per un'altra ora, avrei avuto anche un altro sacco di cose da dire, ma purtroppo il tempo è un po' tiranno. Noi ci vediamo quindi lunedì, di nuovo vi auguro un buon weekend visto che oggi è comunque venerdì. Rinnovo i miei auguri di buon anno, vediamo cosa ci riserverà il 2021. Ringrazio coloro che si sono anche oggi abbonati utilizzando Amazon Prime gratuitamente per voi. Vi ricordo, mi fate una piccola donazione, ma va rinnovato ogni mese, quindi io vi ringrazio ogni volta se lo fate. Con questo ho chiuso, ho terminato, ci vediamo lunedì e alla prossima e buon anno a tutti.